di consegna delle chiavi, diventa padrone della città il Bicciolano e la bella Main, e quindi siamo per un carnevale del 2012 che ci deve aiutare in quest'anno così impegnativo, ci deve aiutare a tenere un po' di ottimismo, un po' di sorriso, a stare vicino alle persone, a avere sempre la solidarietà che è quello che distingue questo meraviglioso carnevale storico di Vercelli. Quindi un benvenuto anche quest'anno particolare nella casa dei vercellesi, e il momento di particolare attenzione con la consegna delle chiavi. Quest'anno sono sempre dorate, sono sempre grandi e pesanti come l'anno scorso. Speriamo che il Bicciolano e la bella Main li portino queste chiavi così come sono stati capaci in questi anni, portando tanta allegria, tanta attenzione, e in modo tale che Vercelli passi in questo periodo veramente come una città che è capace di attrarre turisti, di far venire le persone, di gioire di festa e di momenti proprio anche di spensieratezza. Viva il carnevale, viva questi meravigliosi Bicciolano e bella Main. La nostra meravigliosa vittoria è un nome ed è un simbolo, perché così deve essere Vercelli, vittoria insomma. Quindi un grazie davvero al comitato, un grazie a Tony che questa sera è nella veste di dover sicuramente pensare a un carnevale con grande attenzione alle persone, con grande attenzione a tutti i vercellesi. Un grazie a Giulio che per noi è l'anima del carnevale, grazie a Carolina, un grazie alla giunta, a tutti gli amministratori e consiglieri. Insomma, noi siamo vicini al carnevale e vogliamo assolutamente che questo carnevale continui nella sua grande storia, nella sua grande tradizione. Uno siete? Lo siete veramente. Grazie, io ringrazio innanzitutto il sindaco che ci ospita nel palazzo municipale, che dà su questa bella piazza dove ci sono le maschere che accompagnano, che caratterizzano il carnevale. Io ho sempre detto, mi piace sempre dire che Bicciolano e Bella Main sono due persone fisiche, però noi siamo tutti insieme, siamo una grande famiglia, ci muoviamo insieme, ci sono persone fra le maschere che hanno già fatto del volontariato, altri che si stanno affacciando a questo mondo. Il carnevale è visite benefiche, è solidarietà, e questo loro incarnano questo spirito, lo spirito del carnevale. Volevo poi ringraziare la banda che ci ha accompagnato, voglio un applauso per la banda Città di Vercelli, il maestro Canone. Crisi di crisi economica, che è una crisi economica a livello mondiale che si riversa anche sul locale, su Vercelli. Tanti sono stati i cambiamenti, tante sono state le cose che non hanno più funzionato come un tempo, e quindi anche fare un discorso accusatorio, di solito il Bicciolano è famoso per un discorso accusatorio, è privo di logica adesso, perché è un momento in cui tutti cercano di affrontare la crisi al meglio e cercano di portare avanti, di tirare avanti comunque le redini di una città con grande fatica. E allora io le dico questo, le chiedo solo un ulteriore sforzo, lei lo ha già fatto nel corso degli anni del suo mandato, ci sono persone che purtroppo a causa di questa crisi sono rimaste senza lavoro, io le chiedo una cosa, glielo chiedo con il cuore, di proseguire sul suo cammino, ovvero di creare presupposti che creino appunto del lavoro per le famiglie che sono rimaste senza, e questo è un grande impegno che io le chiedo, una promessa che so che lei ha mantenuto nel corso di questi anni, e ancora anche quest'anno le chiedo di creare del lavoro per Vercelli. Non è facile, però comunque di aiutare le persone che hanno veramente bisogno, che sono arrivate, che arrivano con fatica alla fine del mese, oppure che sono arrivate a trovarsi senza lavoro e si rivolgono alle autorità. Io so che lei comunque ha sempre un orecchio, un occhio di grande attenzione per queste persone, quindi io le chiedo proprio questa grande promessa. E poi voglio parlare di Vercelli, io voglio parlare dello splendore della nostra città, e mi rivolgo, e qui c'è un tono accusatorio vero e proprio, mi rivolgo con grande rabbia verso quelle persone che imbrattano i muri, verso quelle persone che maltrattano la nostra città, verso quelle persone che non considerano la nostra città come se fosse casa loro. Piazza Cavour, il Sant'Andrea, tutti i monumenti di Vercelli è come se fossero casa nostra, è come se fossero il nostro salotto di casa noi non lo tratteremo mai, e quindi io mi rivolgo a queste persone che si sfogano imbrattando i muri, bruciando i portoni o comunque
non rispettando la città, dicendo c'è un altro modo per sfogarsi, e il modo di sfogarsi più bello è volere bene a Vercelli, andare in giro per la città, alzare il naso in su, vedere i piccoli particolari e dire io vivo in una città straordinaria, vivo in una città d'arte, vivo in una città meravigliosa. Io non posso pensare che ci sia qualcuno che prende una bomboletta in mano e rovina un muro, o comunque non ha rispetto per una delle città più belle d'Italia e del mondo, lasciatemelo dire. Ed è questo l'appello che io rivolgo quest'anno: vogliate bene a Vercelli, portatela sempre nel vostro cuore e urlatelo a tutti. Io sono orgoglioso di essere vercellese. Grazie. Facciamo ancora un siete meravigliosi. 3, 2, 1. Siete meravigliosi! Grazie. Ciao a tutti. Allora, doverosi ringraziamenti li devo fare a tutti noi, a tutti voi, che abbiamo voluto e vogliamo credere in questo carnevale, in questa tradizione. Io spero vivamente di portare a tutti quelli che credono in questa tradizione un sorriso, una speranza per un futuro migliore. Sarà breve, ma sarà intenso il nostro impegno. Grazie a voi, maschere, che ci date il supporto. E grazie a tutte, ripeto, le persone che credono in quello che fanno. Grazie a tutti quelli che si impegnano tutto l'anno a fare i carri, e a tutto il nostro seguito, al nostro sindaco, alla vostra ospitalità, e insomma a tutte quelle persone che ci stanno vicino in questo momento poco allegro che stiamo vivendo. Un augurio di un buon carnevale e un buon divertimento. Quindi raccontate di noi, di voi, raccontiamoci. Buon carnevale, grazie. Giulio, 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 Giulio. Ragazzi, non fatemi commuovere. Ragazzi, grazie veramente della vostra amicizia. Il carnevale è bello perché significa anche questo, tanta tanta amicizia. Grazie, parleremo un altro momento, però voglio solamente dire grazie alla città di Vercelli. Se